Allora, partendo dal presupposto che lui, signori, nonostante io abbia ancora il gesto, giovedì me lo tolgo, vi voleva. Ha ucciso una bottiglia d'acqua, mi voleva salutare. Un po' timido, però voleva farlo. Oh, ok, adesso è andato, doveva uscire con una ragazza. Detto questo, siamo tornati. Siamo tornati non solo con i video, ma anche con questa serie favolosa. Quindi, come vi stavo dicendo, giovedì toglierò il gesso finalmente. Questo è l'ultimo video che registro con il gesso, sono quasi emozionato. Però volevo anche dirvi che, visto che vi toglierò il gesso, presto tornerà anche la carriera. Quindi bombardate di like questo video proprio per questo motivo. Ho tantissimi argomenti, ma proprio tanti, tantissime idee per la scuola fa schifo che non vi porto da qualche mese. Quindi, se volete un altro episodio la prossima settimana, e comunque se volete questa serie un po' più spesso, bombardate a maggior ragione di like questo episodio qui. Ve ne chiedo 1500 minimo, quindi mi fido di voi. Dai regà, anche perché diciamoci la verità, quanto vi mancava questa serie. Partiamo. Comunque non so più fare lo youtuber, non mi ricordo come si mette una luce, fantastico. Bella ragazzi e bentornati qui, quanto ho urlato ma quanta enfasi non indifferente c'è, perché oggi è il 1º maggio. Oh, e quindi ricordiamoci che la scuola fa schifo anche oggi, cioè soprattutto oggi, a maggior ragione, ero un mese e mezzo agli esami e voglio morire. Per l'appunto, bentornati in questo nuovo episodio della scuola fa schifo, l'ultimo che è uscito, se il mio Alzheimer non mi dovesse ingannare, è stato proprio "verrò bocciato?", punto interrogativo, punto esclamativo, clickbait. In realtà, ragazzi, la situazione era drastica, perché avevo tre insufficienze ed era gennaio, cioè fine gennaio, inizio febbraio, quindi insomma la pagella è fondamentale di metà anno. Avevo tre insufficienze di cui vi ho parlato e che non vi andrò a ripetere in questo episodio qui, ma che vi lascio qua sopra, sono un po' dislessico ma può capitare, che vi lascio qui sopra insieme a tuzzia papelata col cerchietto fucsia, ricordiamocelo, anche insieme al mio autismo, questo qua, esattamente qua sopra. Oh, magari ho sbagliato lato, era di qua, no, ok, dovrebbe essere di qua. Torniamo oggi con questo episodio qui, in cui effettivamente, essendo un video di ritorno, volevo un po' raccontarvi, no? Raccontarvi come stanno andando le cose, se effettivamente poi verrò bocciato oppure no. Lo so che ci sono gli hater che sotto nei commenti se stanno già quei fazzoletti, non vi preoccupate, non mi bocciano. Però mi gratto perché non si sa mai. No, in realtà non penso che verrò bocciato alla fine dell'anno. Vi posso dire però che insomma sono successe delle cose che hanno probabilmente impedito. Poi ragazzi, non si può mai sapere. Però diciamo che il mio obiettivo all'inizio dell'anno era uscire con 80. E attualmente la vedo dura, ok? Che a febbraio momenti erano veramente a rischio bocciatura. Adesso la situazione è migliorata. Però neanche troppo. E perché neanche troppo? Perché il vostro buon Fede Marconi non è riuscito ad applicarsi come probabilmente avrebbe potuto e dovuto, soprattutto. Ma perché semplicemente, ragazzi, è tosta, è tosta, è tosta. E io sono qui anche per chiedervi un parere, perché voglio capire, indipendentemente dalle vostre potenzialità scolastiche, indipendentemente dalla buona volontà che ci mettete, voi come affrontate l'anno scolastico? Cioè, nel senso, siete all'interno della categoria di persone che partono forte e poi si adagiano, oppure riuscite mano a mano a dividervi tutto il compito durante l'anno e quindi fate un'annata tranquilla, oppure non fate nulla durante l'anno e poi alla fine proprio, cioè, da così a così, o invece, come nel mio caso, alti e bassi, alti e bassi. Pausa la Celentano con un po' di autismo e poi alti e bassi. E poi è finito l'anno. Bene, però il problema mio è questo: che io, volendo o non volendo, non riesco a fare diversamente. Quindi anche quest'anno, seppur sia l'anno della maturità, mi sono ritrovato in questo modo. Adesso che siamo al 1º maggio, ho ancora qualcosina da recuperare. Comunque le cose piano piano le sto sistemando. Purtroppo mi sono rotto il polso e quindi, essendo mancino, questo è stato un pochino un problema, perché poi nei mesi successivi ad aprile non ho potuto scrivere. La cosa che però un po' mi dà fastidio, ma poi dovrei prendermela con me stesso e basta, è che non penso almeno di non riuscire ad uscire con un voto eccelso, o quantomeno di non essere ammesso agli esami con un voto eccelso, perché poi sapete, gli esami sono qualcosa che, almeno per quanto riguarda quelli di maturità, io non li ho mai affrontati. Non so voi da casa, so che mi segue anche gente un pochino più grande, quindi mi farebbe piacere o in privato su Instagram, fatemelo sapere qui sotto, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, o anche qui sotto nei commenti fatemi sapere il vostro esame di maturità, come è andato, e in generale il vostro liceo, come è andato. E quindi niente, ragazzuoli, attualmente ho ancora un paio di materie sotto che devo recuperare. Però vi ripeto, sto piano piano, in maniera molto adagiata, recuperando tutto quanto. Sono molto carico per l'esame, questo sì, perché sto facendo una tesina molto figa che sarà sul calcio come metafora della vita, però, quindi
ci saranno delle sfumature molto simpatiche e se per voi va bene, ma anche se non va bene, perché poi decido io, ve la porterò dopo l'esame, sperando che poi vada bene, anche perché è un video ricordo, no, quello, e quindi vi parlerò un po' della tesina e tutto quanto. Comunque sarò impegnato per l'esame per parecchio tempo in realtà, quindi adesso non so come deciderò di dividere i miei video. Può essere anche che durante la modalità non uscirà nessun video, però ragazzi spero mi capiate, io ovviamente se ci riuscissi magari mi conosco e non ce la farò, però la mia idea, il mio obiettivo sarebbe quello di programmarmi qualche video prima e di farne uscire anche uno a settimana, pur di non lasciarvi senza video per un mese, perché alla fine la maturità dovrebbe iniziare il 20 di giugno, che è un mercoledì, con la prima prova, poi abbiamo il 21 la seconda prova, il 22 e il 23 la terza prova, che è una mazzata per chi non lo sapesse, e però ve ne parlo in un altro degli episodi La Scuola Fa Schifo, quindi vi lascio la playlist in alto. E poi niente, avremo gli orari tipo un paio di settimane dopo, però ci dovremo dividere tutto quanto, quindi vado a suicidarmi. Ma adesso è arrivato un momento bellissimo, perché come voi sapete, in realtà io ero abituato a leggere i vostri commenti dell'episodio precedente all'inizio dell'episodio. Ebbene, ho deciso di cambiare un po' questa cosa, anche perché sarebbe giusto dare priorità all'argomento del video in questione, e quindi adesso, nella fase finale del video, se vi pare state con noi perché se famo due risate, leggiamo un po' di commenti dell'episodio precedente, quello sulla pagella, anche perché poi l'argomento è comunque anche contemporaneo. E quindi il nostro Sergix, che comunque insomma c'ha un cazzo fa nella vita, ci scrive con enfasi non indifferente: non ti applichi, Fe. Cioè in pratica lui va a sottolineare quella classica frase che io personalmente odio, ovvero: è bravo, potrebbe fare di più, ma non si applica. Non vi ho nascosto appunto la mia situazione in matematica, il fatto che io sia sempre stato particolarmente scarso in matematica, ma che stranamente, cioè stranamente, che cazzo, cioè, mi sono impegnato, giustamente, ce l'ho fatta, sono riuscito a prendere 6 alla pagella, che comunque ragazzi vi posso assicurare che sono soddisfazioni. E tra l'altro ci scrive il nostro Franca, quindi effettivamente il nostro Franca potrebbe sembrare transessuale, la nostra Franca ci scrive: un mio compagno di classe prende sempre 4 in matematica, la cosa positiva è che è costante. Effettivamente non fa una piega. Appunto, c'è chi ci fa i ragionamenti, ma c'è anche chi si improvvisa, sfera e basta, e ci scrive: 4 in mate, ma ora faccio i conti. 4 in mate, ma ora faccio i conti. Conti, apro conti, fra divento un conte. Conte. Quindi, giustamente, c'è chi per non perdere tempo mi scrive: tranquillo, ho già scritto ad Andrea Pugliese 89. Seguite il mio prof di matematica su Instagram. Non vede l'ora. Ok, adesso mi boccia. Anche oggi siamo arrivati al momento clou del video, e quindi perché non sottolineare il commento più bello, il commento più coerente e soprattutto, insomma, adatto al video, ma soprattutto quello che va a rappresentare il succo del video in sé. Quello di Lorena, che ci scrive: quando ridi sei bellissimo. Vabbè, giusto. No, è fantastica questa cosa. Il senso del video proprio va a cogliere proprio il significato. Quando bacia le fans, non mi metto le vans. Ho scritto sull'iPhone un pezzo che fa. Bene ragazzi, sono riuscito a fare così anche con il gesto, è meravigliosa questa cosa. Siamo arrivati alla fine di questo episodio di ritorno della Scuola Fa Schifo, ma siamo carichissimi perché, come vi ho detto in apertura, ho tante idee, qui dentro ogni tanto frullano le idee, e quindi mi sono segnato un sacco di video. Fatemi sapere voi se ne volete altri, che chiaramente se non li vorrete ve li porterò lo stesso. E quindi ovviamente ragazzuoli, lasciate un like se vi è piaciuto questo, spero di sì, anche perché spero vi faccia piacere il fatto che non verrò bocciato, poi non si sa con quanto uscirò, però almeno uscirò. Forse, fammi ringraziare. Lasciate un commentino qui sotto per dirmi la vostra come al solito. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, una cosa importantissima: se siete già iscritti, attivate la campanellina, perché purtroppo YouTube ultimamente non funge e quindi le notifiche non arrivano a tutti. Voi nel dubbio attivate appunto la campanellina, in modo da rimanere sempre o quasi avvisati quando esce un mio video, anche perché in questo periodo che probabilmente usciranno meno video è importante. Detto questo ragazzuoli, never give up, stay tuned, tornerà la carriera prossimamente, tanti altri video molto 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 belli, e niente.